Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile. Oggi sono qua in compagnia di Huawei Ascend G615. Quindi è uscito da un mesetto e mezzo, diciamo, in Italia. Quindi terminale mid-level di casa Huawei, nonostante le caratteristiche tecniche siano da top di gamma. Parliamo dopo, facciamo un rapido unboxing. Scatola. Allora, questo telefono, dentro questo scatolotto qua ci sono i manuali d'uso. Qua troviamo, non sto a dire fuori tutto, cavo USB, micro USB, delle cuffiette di qualità bassa, tipo quelle tipiche di plastica, l'alimentatore, questo qua non riesco più a mettere dentro e ce ne sarà dopo, insomma. Comunque scatola direi sobria, con tutto necessario all'interno. Ecco qua il telefono, accendiamolo. Mentre si accende vi dico che è alto 13.4 cm, largo 6.7 cm, spesso 10.5 mm, pesa 145 grammi, quindi abbastanza pesante, è ben distribuito, però comunque si sente un po'. Display in 4.5 pollici, Super IPS Plus, 1280x720 pixel, quindi 326 pixel per pollice, PPI. Il processore è un quad core proprietario di Huawei K3V2, Cortex A9 da 1.4 GHz, una GPU è proprietaria a 16 core, quindi anche qua i giochi vanno molto bene, infatti li ho provati. 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, di cui alla fine 5 utilizzabili, espandibile con micro SD, io ho messo la mia da 16. Fotocamera 8 megapixel con flash LED autofocus. Fotocamera anteriore 1.3 megapixel che registra in 720p. Batteria qua sotto, removibile da 2150 mAh. SIM, vabbè, prendiamo subito SIM in formato normale e espansione per la memoria. La scocca si apre un po' troppo facilmente, che mi dà l'idea che se cade si apra subito. Parliamo di come è fatto. Lato sinistro, ingresso per micro USB, sotto microfono. Lato destro, bilanciere, accensione e spegnimento blocco su blocco, jack da 3.5, fotocamera 8 megapixel, doppio flash LED autofocus, tre tasti soft touch, capsula auricolare, sensore di luminosità a prossimità, c'è anche LED di notifica vicino al cavo videocamera anteriore, ed è tutto. Come vedete, con lo suono sono già in fase, penso già l'HTC One, infatti questo è lo suono dell'HTC One. Comunque, apriamo, abbiamo la solita interfaccia di Huawei, quindi possibilità di modificare il tema, frabrezza, quindi cambiando anche l'icone, down che cambia poco, e Android. Io metto Android, ha cambiato anche lo sfondo, cambiamo, vediamo questo qua, eccoci qua. Allora, bene, parliamo subito di, facciamo una chiamata. La ricezione nella media, non ho dato perdita di segnale, ma neanche, insomma, una ricezione sorprendente. Ah sì, è altoparlante qua dietro. Doppio altoparlante esterno. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue offerte. Se ha uno smartphone, per tenere sotto controllo la spesa, scarichi l'upgrade. Il volume è abbastanza alto e diciamo anche pieno come sensazione, quindi sembra ci siano i bassi, poi alla fine magari sono io che sbaglio, però mi sembra più pieno degli altri telefoni. Ricordo che le casse sono della Dolby, cioè audio Dolby, che non c'è il segno, però dopo vedremo nei video e nella musica. Facciamo un schiamiamo il messaggio. Allora, possibilità ovviamente di cambiare tastiera, vi faccio vedere la tastiera di Huawei, che sarebbe questa. Vabbè, vita.
A me non piace moltissimo perché la disposizione dei tasti è un po' casuale, quasi quasi. Io quindi uso la tastiera, quella classica di Android, e questa è, come al solito, veloce e cambia ancora già anche bene le parole, quindi tastiera. Comunque molto attiva, c'è anche vibrazione che a mio avviso è un po' troppo forte, anche vibrazione sui tasti di uscita è un po' troppo, fa vibrare tutto il telefono in maniera un po' troppo vivace. Diciamo che anche i materiali non sono buonissimi secondo me, cioè il vetro è buono, però dietro c'è questa plastica e tra l'altro lateralmente c'è qualche scricchiolio, che diciamo che su questo telefono ci sono concentrati più sulle prestazioni che sul design, perché il design è abbastanza anonimo, alla fine anche il telefono vedete che ha parecchi bordi sopra e sotto, è abbastanza grosso, anche un po' troppo forse, anche non è proprio sottile, insomma non è proprio uno dei telefoni più belli che abbia visto. Comunque come prestazioni invece è decisamente ottimo. Facciamo adesso, abbiamo visto la tastiera, buona fluidità come vedete, comunque in generale è veramente ottima, anzi cioè io ho provato anche il Huawei Ashen G600 che è esteticamente uguale, lo schermo è uguale, solo che non è HD è QHD, è un dual core con 700 MB di RAM eccetera, e fa quello e questo, c'è un abisso vi assicuro, quindi quello costa sui 249, questo è 299, vi dico subito 299, questo li vale, cioè li vale, anche quello li vale, però questo proprio è due passi avanti, quindi questo è veramente consigliatissimo. Anche nel menu, guardate qua che velocità, cioè anche nei widget, come molti telefoni con gli stessi Nexus, qualche volta prendo dei, ci sono dei lag qua, io vi assicuro che non ce ne sono, guardate che velocità. Con il Nexus, ma con qualsiasi altro telefono con questa interfaccia ci sono dei lag quando fai così veloce, qua invece proprio metto anche della GPU, penso. Parliamo di fotocamera, vediamo un po' scatola qua. Scatola abbastanza veloce, faccio delle impostazioni parecchie, solite HDR, insomma i video li gira in 1080p a 30 frame, quindi che alla fine poi sono tipo 25 perché l'ho provato ieri, ho visto su un video. Comunque 1080p, anche qua ci sono possibilità di fare effetti tipo una zona, boh, insomma tante belle opzioni, sicuramente per gli amanti della fotografia sono direi gradite. Vediamo un po' come sono venute, andiamo su fotocamera, questo è il video che ho girato, che trovate sul mio canale, ovviamente accelerometro, questa è venuta un po' mossa, questa è già meglio, questa è venuta bene. Qua dipende anche molto dall'abilità del fotografo, io sono scarso quindi le foto ne risento purtroppo. Comunque la fotocamera in generale mi sembra buona decisamente, cioè per esempio per me è molto meglio di quella di LG L7 II, per esempio, oppure di, non so, altri esempi adesso non mi vengono, però vi assicuro che non è per niente male questa fotocamera, anzi visto che siamo sulla galleria, che abbiamo parlato di foto, parliamo anche di video. Facciamo il solito da video prova, eccoci qua, zoomiamo, quindi i video li legge senza problemi, anche senza mettere altri metodi di lettura, come vedete qua audio Dolby, visto il simbolo Dolby, le casse sono sotto quindi cioè il pavimento diciamo attutisce il suono. Vi assicuro che questo video si vede veramente bene, cioè è proprio bello da vedere. Il display è un IPS, come detto, l'angolo di visione è veramente ottimo. Io non è che mi piace molto, ma devo dire che qua è veramente ottimo. E abbiamo detto che è un HD e si vede veramente benissimo. Proprio un bel display, non si vedono i pixel neanche per sbaglio. È molto nitido come anche il video qua, al contrario di altri telefoni.
Abbiamo il solito Xperia HD Landscape, Full HD. Anche qua, ragazzi, sì, ma Dio santo, si vede veramente bene. Stereo, potenza. Anche la ricerca, non ci sono problemi. Direi che qua è anche metodo della GPU a 16 core. Bene. Usciamo. Quindi, come avete visto, vediamo anche qua i colori. I neri sono abbastanza profondi, nonostante sia, non sia un AMOLED. Si vede subito la differenza fra il pezzo nero e il display, però insomma non possiamo pretendere chissà che cosa. Questo è un bianco ed è bianco, c'è qualcosa da dire, cioè mi sembra bianco. Non ho, vediamo qua il mio HTC One SB. Anche vediamo i neri, vedete che sono profondi più sul HTC, però sono profondi anche sul Huawei. Usciamo, parliamo di musica. Sentite la potenza. Boom, è veramente alto e qualità mi sembra discreta, quindi sicuramente un buon altoparlante. Facciamo un vi ricordo che alla fine del video ci sarà la pagella, diciamo, quindi non perdetevi la fine. E tra l'altro ringrazio anche un mio amico, un mio follower, diciamo, del mio canale, che è Andrea Lombardi, che mi dà una mano in alcuni frangenti, tipo qualche consiglio nel video, oppure anche le caratteristiche tecniche me le suggerisce lui senza che vada a cercarmele io. Quindi decisamente lo ringrazio, insomma. Lo ringrazio all'inizio del prossimo video, così lo vedono tutti, che adesso mi avevo dimenticato. Comunque, browser, qua sono subito, tanto per cambiare. Andiamo su Corriere. Mettiamo in versione desktop. Oh, miracolo, è andato. Scusatemi un attimo. Scusate la pausa. Ecco, caricato. Come potete vedere, la fluidità è notevole. Mi ricordo che il processore è un quad core, quindi guardate qua, nessun problema. Il rendering ogni tanto è un po' lentino, però nessuno legge così, no, una pagina web, quindi più che anche qua non so neanche zoomare, perché si legge veramente bene le scritte anche in piccolo, quindi rende giustizia al display. Niente, direi che abbiamo detto tutto. Batteria 2150 mAh, dura tanto, cioè con un uso intenso muore verso le 6, a me con un uso normale arriva, cioè normale, quindi chiamate, messaggi, WhatsApp e mail, fa tranquillamente tutto il giorno, tranquillamente copre la giornata, quindi batteria buona. Andiamo alla pagellina. Allora, mentre faccio la pagella, faccio andare anche, chiudiamo tutte le applicazioni e faccio andare anche Quadrant, giusto per fare anche un benchmark per i fanatici. Allora, prendiamo qua la mia bella pagellina. Eccoci qua. Facciamo andare Quadrant intanto. Ecco, partito. Allora, design ho messo 6 e mezzo, quindi perché piuttosto anonimo, anzi
A me non piace, per dire, come design, è un po' grossetto, un po' troppo lungo, troppa cornice intorno al display, insomma, 6,5. E allora ho messo 6, ma per non penalizzare tutto il resto, ho messo 6,5. Materiali 6,75 perché comunque il vetro è buono, ma il resto è plastica, è tra l'altro pure scricchiola, quindi 6,75. Fluidità prestazioni 8,75 perché avete visto che non c'è nessun problema, Dio, ovvio che c'è di meglio, però a sto prezzo vorrei proprio vedere cosa c'è di meglio. Display 8,75, veramente bello. I neri non sono nerissimi, però, e c'è anche un po', forse c'è tanto riflesso anche, ma non è, diciamo, così grave, quindi 8,75 direi che è il voto giusto. Fotocamera 8,5 perché le foto sono buone, i video sono abbastanza buoni. Non raggiunge il 9 che per me è già un votone, 8,5 è più che giusto. Alla fine sono sempre 8 megapixel. Altoparlante 8,5, decisamente potente e qualità discreta. Batteria 8,5, la giornata la copre, niente da dire, quindi buona. Vantaggi e svantaggi, adesso io dico a voce, non sto a scrivere che ogni volta poi devo cancellare tutto e poi è inutile scriverli. Allora, cosa dire, vantaggi, sicuramente espansione di memoria e non so, cioè vantaggi alla fine non so neanche se devo continuare a usare sta voce, perché vediamo gli svantaggi che sono più facili da trovare. I svantaggi sono il peso, poi vantaggi, ok, vantaggi mettiamo la potenza e il rapporto qualità-prezzo, che però ho già messo dopo la voce. I vantaggi sono il peso, il design, forse un po' i materiali e poi cosa ancora, niente, direi che questi sono i svantaggi. Parliamo poi di scheda tecnica, quindi processore, quelle cose lì, GPU, fotocamera eccetera, display 8,75 che, perché abbiamo detto fotocamera è comunque 8 megapixel, il display è un HD, quindi processore è un quad core, la GPU 16 core, insomma capite che meno di 8,75 non potevo dargli. Particolarità, il fatto delle casse Dolby sicuramente, molto, che non tutti ce l'hanno, cioè, però una particolarità. Rapporto qualità prezzo 9,25 perché si capite da solo che un telefono così a 299 euro è quasi introvabile, cioè sotto i 400 euro migliori di questi non penso ce ne siano, se non l'LG 4P HD, che comunque non è che sia migliore, se la gioca da pari. Anzi, forse questo in alcune cose è anche superiore, tipo anche una fotocamera mi sembra superiore questo all'LG. Comunque, boh, un design molto meglio dell'LG, però comunque anche questo qua se la gioca in tante altre cose, quindi sinceramente qualità prezzo 9,25, quindi giudizio finale 8,3, che sicuramente se avessi avuto, cioè se queste prestazioni fossero messe in un telefono più bello, con materiali un pochettino più pregiati, sicuramente avrebbe avuto anche un 8,6, 8,7, perché il telefono c'è, sicuramente buono. Diciamo che si sono puntati più sulle prestazioni più che sul design, ma alla fine per 300 euro non si può anche volere un telefono che sia più bello da vedere, no? Quindi mi sembra che Huawei abbia fatto comunque un buon telefono, una scelta giusta, uno dei migliori rapporti qualità prezzo. Vediamo il benchmark. Vediamo qua. Il telefono ha fatto, guardate quanto è piccola la scritta, 5.051 punti, quindi praticamente stesso puntaggio di S3, e vi assicuro che, guardate qua, quanto ha preso anche nella parte processore, nella parte ottimizzazione, quindi quella verde, input output veramente buona, insomma un telefono che io sicuramente consiglierei a questo prezzo. Se non vi piace il design ovviamente non prendete, però come prestazioni è uno dei migliori, anzi è il migliore a questo prezzo, fine. Non uno, è il migliore a questo prezzo, quindi fate voi le vostre scelte, io sì, lo consiglio. Quindi per questa recensione è tutto, un saluto da Esperienza Mobile.